Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Saike qui su Saike Web TV. Ma prima di tutto un saluto da tutti noi, da Valeria, Donato e io Pino. Naturalmente vogliamo salutare anche i nostri collaboratori Sebastiano, Sara ed Arianna. Sapete che Saike è un programma di videoservizi informativi di utilità informazione popolare. Quindi il Saike di oggi di cosa tratta, Donato? Innovazione e tecnologia industriale. Ah, molto bene. Quindi in quale settore? Biscottificio. Ah, allora quindi come si produce la pasticceria secca? Quali sono le innovazioni tecnologiche? Come si garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto? Ah, è molto interessante tutto questo, vero? A voglia. Anche perché si sentono degli odori particolari molto buoni, è vero? Sì. Fanno scazzicare l'appetito proprio. Ci danno le informazioni l'amministratore delegato dottor Giuseppe Pedote, CEO, con la dottoressa Angela Magaletti e il dottor Vito Castelli dell'azienda dolciaria Ambrosiana in Castellana Grotta, in provincia di Bari, in Puglia. Però prima di vederci il video, avete da suggerirci o raccontare un sai che? Come? Prenotate un incontro pre-intervista, anche solo per informazioni. I contatti li trovate sui social Facebook, Instagram e Google. Siamo ovunque. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, sai che è Web TV. Molto bene. Dopo aver fatto tutto quanto, possiamo vederci il video. Certo. Quindi sai che può interessare o coinvolgere anche te. E guardiamoci questo video e al prossimo sai che. Ciao a tutti, ci troviamo in azienda dolciaria Ambrosiana a Castellana Grotta in provincia di Bari, in compagnia di Giuseppe Pedote, amministratore delegato, e oggi a Saike scopriamo come viene prodotta la pasticceria secca. Giuseppe, cosa produce la vostra azienda? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. La nostra azienda produce principalmente pasticceria secca, però noi abbiamo due stabilimenti. Uno di pasticceria secca e uno di snack salati. Oggi ci troviamo qui dove produciamo pasticceria secca. E infatti si sente questo buon odore. E perché il vostro prodotto si differenzia dagli altri? Beh, il nostro prodotto è un connubio tra innovazione e con uno sguardo al passato. Manteniamo la qualità di quello che è la pasticceria tradizionale, però con delle innovazioni tecnologiche che ci garantiscono di portare il prodotto su larga scala. E in che cosa consiste l'innovazione? Allora, mentre la parte per quanto riguarda proprio l'opera manifatturiera del prodotto in sé per sé, l'abbiamo voluto lasciare il più artigianale possibile, proprio perché è la nostra peculiarità. Quello che c'è di innovativo riguarda il packaging, ovvero tutta la parte del confezionamento, dove oltre una ricerca nei nuovi materiali, che possono essere più facilmente smaltibili, riciclabili, cerchiamo di sviluppare tutto quello che è l'automazione in modo da poter essere più competitivi sul mercato. Infatti abbiamo installato dei robot per quanto riguarda il confezionamento del prodotto nelle vaschette. Oggi ciò che facevano prima in 10 operai lo facciamo con 2. Questo non vuol dire che viene tolta manodopera, ma solo che riusciamo a mantenere e a garantire la manodopera a quelli che oggi sono i nostri dipendenti, ampliando sempre di più il mercato. Ci siamo spostati per capire quali sono queste innovazioni tecnologiche. Prego Giuseppe. Allora, quella che vedete alle mie spalle è una cosiddetta macchina pick and place. Oggi ce ne sono tante di questo tipo, di queste tipologie di macchine, ma l'impiego che viene fatto in questa azienda si diversifica dagli altri, perché il nostro, essendo un prodotto molto delicato, richiede una certa delicatezza anche da parte di robot che viaggiano a circa 300 battute al minuto.
Questa macchina quindi è stata rielaborata secondo le nostre esigenze, quindi sono state fatte delle modifiche su misura. Ci sono voluti 6 mesi prima che la macchina andasse a regime, 6 mesi in cui abbiamo lavorato a stretto contatto con gli ingegneri di questa azienda che ci ha seguiti passo passo. E la nostra innovazione tecnologica continua, siamo alla continua ricerca di innovazione che ci porti ad avere sempre di più una versatilità nel confezionamento e velocità. Giuseppe, come la vostra azienda garantisce la qualità e sicurezza dei vostri prodotti? Allora, oggi l'azienda è certificata con gli standard europei IFS e BRC. Per mantenere questi standard e far sì che ci sia un organo di controllo interno all'azienda, abbiamo 2 quality manager che giornalmente fanno le loro visite ispettive e controllano i checkpoint di qualità. A garantire la qualità abbiamo i nostri quality manager, nelle persone della dottoressa Magaletti e del dottor Castelli. Buongiorno, sono il dottor Castelli e mi occupo della gestione della qualità. Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Magaletti Angela e sono il responsabile gestione qualità della Dolciaria Ambrosiana. E come ha anticipato il signor Pedote, la nostra azienda è certificata BRC, IFS, ISO 9001 e tutte queste certificazioni ci hanno permesso negli anni di adottare un sistema di gestione della qualità volto a controllare tutte le varie fasi del processo produttivo sia da un punto di vista documentale che operativo. Infatti, quando andremo ad analizzare le varie fasi nel dettaglio, vedremo che sono controllate da operatori adeguatamente formati, la formazione avviene in continuo e questo ci permette di garantire la qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto di salvaguardare la sicurezza alimentare degli stessi, che soprattutto con un occhio al consumatore finale. Dottor Castelli, dove ci troviamo? Allora, adesso ci troviamo nella sala impasti, diciamo il luogo di partenza da cui si ottengono le nostre referenze. Qui avviene il dosaggio degli ingredienti e una volta ottenuto l'impasto, questo viene allocato in dei macchinari precisi, i multidrop, dove avverrà la formatura della referenza. Alle mie spalle si può vedere una delle nostre referenze, i ferri di cavallo. Questi, dopo essere stati allocati su delle teglie e quindi nei carrelli, verranno sottoposti alla fase di cottura ed in seguito poi alla copertura con cioccolato. Come accennato prima, adesso siamo nella zona cottura, quindi una volta che il biscotto è stato formato, posizionato sulle teglie e quindi poi nei carrelli, questi vengono inseriti all'interno del forno. Possiamo vedere la temperatura varia in base ovviamente alla referenza, con dei tempi anche variabili. Questo garantisce una cottura ottimale e quindi un prodotto fragrante e gustoso. Ma non capita mai che si bruciano i biscotti? Certo, questo può capitare, comunque i nostri operatori sono molto attenti e nel caso in cui si dovesse verificare un carrello o comunque una teglia con del prodotto bruciato, viene prontamente scartato, anche per evitare il rischio di acrilammide, una sostanza potenzialmente cancerogena che si sviluppa nel caso in cui appunto il biscotto va a bruciarsi. Dottoressa Magaletti, cosa avviene dopo la cottura del biscotto? Allora, dopo la fase di cottura, i nostri biscotti passano nell'area del confezionamento. In questo caso vediamo la fase di ricopertura, quindi i ferri di cavallo vengono ricoperti con cioccolato puro e attraversano il tunnel di raffreddamento, al cui termine uscirà il prodotto raffreddato, così che le nostre ragazze possono collocarlo all'interno delle vaschette. Questo ci permette un controllo sia del peso, ma soprattutto di un prodotto conforme. Dottoressa Magaletti, ci troviamo dove? Ci troviamo nella fase finale del nostro processo produttivo, quale il confezionamento.
quindi i biscotti vengono collocati all'interno delle vaschette e che passano attraverso un nastro trasportatore ricoperte da un film in polipropilene e passano attraverso il metal detector che rappresenta la fase del nostro punto critico di controllo e che ci permette quindi di segnalare eventuali presenza di corpi metallici. E successivamente vengono confezionati all'interno di astucci. Gli astucci vengono collocati all'interno dei cartoni e i cartoni vengono palettizzati sul pallet attraverso un palettizzatore automatico. Grazie mille dottor Castelli e dottoressa Magaletti per il vostro intervento, è stato tutto molto interessante, vi salutiamo per adesso. Grazie a voi per le vostre riprese e per aver fatto conoscere la nostra azienda e buona giornata. Grazie e buona giornata. Giuseppe, e per finire, quali sono i vostri mercati? Beh, oggi in Italia lavoriamo con tutta la grande distribuzione organizzata, però nel corso degli ultimi 2 o 3 anni stiamo cercando di espandere in maniera massiva il mercato estero, andando dall'estremo oriente all'estremo occidente, dall'Australia agli Stati Uniti, Messico, in Europa siamo presenti un po' dappertutto. Naturalmente stiamo cercando pian piano di diventare sempre più un marchio e qualcosa che diventi indispensabile sugli scaffali di tutti i supermercati e nelle credenze di ogni casa. Anche in Russia? Sì, anche in Russia e paesi baltici, insomma, ci stiamo dando da fare. Che bello! Allora, essendo di Mosca, lo dico subito a mamma oggi. Comunque, grazie mille Giuseppe, è stato veramente molto interessante. Grazie per la tua accoglienza, per la vostra azienda, tutto fantastico, come sempre. Vi auguriamo buon lavoro, buon tutto e magari di conquistare il più possibile il mondo! Grazie a voi per aver reso la mia azienda globale, per aver fatto conoscere la mia realtà. Grazie. Buona giornata a tutti. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.